Vedi, per esempio, piccolino. C'è 200 rughe in pancia, ma quelle piccoline. Oggi ragazzi siamo qui tornati dopo tantissimo tempo con un video così tanto atteso con mia mamma. Ma ciao! Allora finalmente ragazzi mamma si è imparata a salutare, prima faceva e basta. Oggi siamo qui per fare il video ai mai, ragazzi, novità del secolo. Cominciamo subito mamma? Cominciamo! Ok. Hai mai ricevuto una proposta di matrimonio? Abbiamo scritto il contatto. No. Okay. Va bene così. Hai mai urlato in un locale pubblico? A cinema. Sì, quando la sala regala andiamo in certi cinema dove le sale sono vuote, lei via entra e urla. Questa cosa non la faccio io. Che fa lei? Hai mandato informazioni errate solo per gusto di farlo? Non ho capito la domanda, qual è? Hai mandato informazioni errate? Hai che? Che? L'intro? Ma che sei stupida? Hai mai dato informazioni? Hai mai insultato qualcuno fino a farlo piangere? Ma che cazzo, non è vero? Fino a fare piangere? Ma... mi hai detto l'altra volta di sì. Ma no, ma era... perché racconti cavolate? Ma no, fino a farlo piangere, ma... Ah, io sì. Tu basta che guardi qualcuno e ti piangi. All'elementari era il compleanno del nostro compagno di classe e io insultavo sempre a questo e mi ricordo che durante la festa di compleanno si era messo a piangere. Hai mai partecipato a una manifestazione? Sì. Io no. Mai. Sì, svariate, politiche, sociali. Non frega niente. Sei mai stato espulso da scuola? No. Non sei mai stato espulso da scuola? Ma come sei noioso? Io tre volte. Tre volte? All'università. Perché? Che hai fatto? Perché il professore mi stava sul cavolo, io rispondevo e poi prendevo bei voti e durante l'esame loro rosicavano. Hai mai bevuto per tutta la notte? Sì. Ma come anche sì? Di giorno. Io no. Maratone facevamo io da no. Studente proprio. No. Hai mai pianto su un albero? No, non è vero. Hai pisciato su un albero? Hai mai piantato un albero? Ah, ho capito, mai pisciato su un albero. Vabbè, io rispondo alla domanda del pisciato sull'altro. Hai mai incendiato qualcosa? Io mi diverto, sono proprio regà, non so come è. Sì, in cucina. Il termine di quelli là che danno fuoco. Piromane, sì. Sono un piromane, ragazzi, io dopo qualsiasi cosa. Sì, in cucina, quanto faccio flambè, quanto butto il vino. Hai mai sentito dolore fino a piangere o urlare? Sì, sì. Caspita, mi sono buttata l'olio su... sul coso in cucina sempre il motorino. Io mi ricordo una discesa, ho cascata di faccia. Una volta con le forbici ti sei data. Io sulle forbici sono cadute e mi sono infilzate qua. Infatti c'ho il cosino qui. Hai mai baciato qualcuno al tuo stesso sesso? No. Hai fatto un tuffo da un'altezza di almeno 10 metri? Io soffro di più. Io l'ho fatto di 5 metri, quindi sì. Ah, già vero, quanto mi sono buttata dalla palazzina di secondo piano. Sì. Hai mai assaggiato un cibo coreano? No. Se mai assaggerò. Hai mai pensato seriamente al suicidio? Sì. Io no, come la ragazzina, sì? Perché mia mamma era talmente, ma un carabiniere era, no? Io se portavo un 8, cioè era meglio se morivo, perché mi ammazzavi il botto. Hai mai odiato? Sì. Purtroppo. Purtroppo. Hai mai lavorato in un bar? Sì. No. Ragazzi, io faccio la youtuber. Non ho bisogno di queste sciocchezze. Certo, hai mai baciato un ragazzo, un ragazza straniero o straniera? A voglia. Io no. E dove lo trovo un bulgaro baciamelo qua? Per forza. Ti sei mai perso in una città sconosciuta? Sì. Sempre. Sì. Perché mia madre si perdeva molto. Se facevamo, non ti sei mai perso? Impossibile. Ci siamo persi ovunque. Hai mai fatto yoga? Sì. No. Sereide. Che cazzo lo fa yoga? Hai mai assistito ad un incidente stradale? A mai? Assistito ad un incidente sì, stradale? Sì. Io sì. Sì. Io hanno sì. Hanno ficcato il papà di un bambino, di una bambina, anzi, sotto scuola nostra. No, io mi ricordo quando stavo sotto scuola che hanno messo sotto quella ragazza davanti ai miei occhi, che era la mia compagna di classe. È volato come... Oh, ah, io ho fatto pure un incidente stradale, due ne ho fatti. Hai mai tenuto un diario segreto? Sì. Assolutamente sì. 8 diari segreti, una pagina sola, e poi se cambia diario. Si è mai spacciato per qualcun altro? Sì. Online sempre? Io sempre. Ti sei mai arrampicata su un albero? Sì.
tante volte. Hai mai fatto una pazzia per amore? Sì. Ma che cazzo, ma chi invece fila? Ho fatto tuo padre, più follia di così. Hai mai fatto il bagno di notte? Sì, no. Nuda, sotto effetto delle birre. Birra. Ha mai fumato il narghilè? Sì. Ma che cazzarola, ma dove fai tutto? Io non ho 51 anni. Ma che c'è 51 anni? 47.000. Ma 47, grazie. Hai mai perdonato? Spesso. Sempre. Io spesso. Io, tu mai. Hai mai fatto un incidente in macchina? Guarda, io ho preso la patente adesso, quindi ho... Ma è stato che ti avevo scherzo. Mamma mia, gli scherzi che faccio io sono tremendi, sono oscena, sono orribile. Sei mai stata alle terme? No, sì. Ci dobbiamo stare. Come alle terme? Ma sì, è vero, sì, scusami, pure ai fanghi. Dobbiamo stare, cioè, dobbiamo andarci alle terme. Hai mai fatto parasai? Hai mai pentito spudoratamente? Mamma mia, ragazzi. Hai mai fatto un murales? Sì. Come il murale? E qua, quando ti avevo disegnato SpongeBob. No, io dico per strada. Io sì. Alcune piccole scritte abbiamo fatto su alcuni muri. Sì. Hai mai volato? Hai mai vomitato? Ma che vomitato? Volato? Sì, per andare a Londra. Ah, in senso volare. Lui ha risposto di sì. Ah, ma chi è questo? Sì. A 10 mesi hai cominciato a volare. Quante volte sei volata te? Se fai un calcolo, tipo 40 volte. Eh sì, 40. Minimo. Andata e sì. Ritorno. Ma non so se Bulgaria, quelle altre città. Penso 60 volte hai volato. Hai mai avuto incubi ricorrenti? Sì. Sì, io ho sognato che tipo era una festa e mi hanno drogata. E poi mi sono svegliata il giorno dopo che ero in clinica. Era un brutto sogno. Io ho sognato invece che Tarzan. Sì, Tarzan. Che Tarzan, poverino, raga, mi ero svegliata e era morto. Infatti poi mi sono svegliata veramente. Sono andata a foto per quello che hai fatto dopo quel video te. Hai mai girato nudo per casa? Io no, non mi piace. Nudo, in senso. Però non è che mi vergogno. Gente guarda, gente. Serba. Bulgaria per esempio. No, non c'erano nudi in Bulgaria. In Bulgaria per tutti esempio tutti nudi vanno. C'è la spiaggia dei nudisti. No, quello è proprio schifo. No, quello solo proprio, uomini. Quello è proprio. Aspetta, non è. Ma già la spiaggia fa schifo toccarla. Pensate ai nudi. Ma vabbè, ma è una scelta di. Cioè, ma no, c'è ma gente fa schifo. Io sono alla spiaggia dei allora, nudisti. Quanto va il bagno turco ci sei andata che erano tutte donne nude? Io non mi sono mai spogliata così. Ma c'avevi 3-4 anni. In bestia ho fatto il bagno. Abbiamo finito le domande. Peccato. Ragazzi, mi raccomando, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual altro video volete che mia mamma, perché ogni volta me la chiedete, però non sappiamo mai che video portare. Quindi sbizzatevi nei commenti con delle idee da fare dei video con mia mamma. Detto questo, niente ragazzi, vi mando un grande bacione. Seguitela su Instagram, tanto non lascerò il link come sempre. Ci vediamo al prossimo video, al prossimo episodio di questa serie, che non è una serie, boh, mandavo di dirlo. Ciao ragazzi, buona giornata. Il numero di Silvia è 334 8. Zitta.